21 marzo 2018, ci siamo, si rompono gli indugi, è il mondo statunitense che va al servizio, pallone, primo pallone del match ricevuto da Brisio che poi va anche a attaccare mani di Bosetti e Asticella per il primo punto dell'Imoco Volley Conegliano. La nazionale della Repubblica Dominicana con cui vanta più di 150 presenze, attenzione a Volosh che va da Brisio, la bella difesa proprio di Betania della Cruz, poi l'attacco di Hawk che viene difesa da Fabris, allora Volosh va da Brisio, incredibile il colpo di Brisio. Se non si sono probabilmente trovate sia Loren Carlini e soprattutto a Isabel Hawk che doveva chiamare qui, che era dietro, doveva urlare. Adesso il servizio potente che costringe Volos ad andare da Fabris, scelta obbligata per Conegliano, intanto respinta anche Scandicci, allora prova ad attaccare Hawk, molto potente, ma De Gennaro è ben appostata, allora può attaccare Brisio, tocca le mani di Adenisia da Silva e trova il 13-14. Qui si vede veramente le squadre che sono anche posizionate benissimo in difesa. Facci caso quanti punti sono avvenuti sulle mani di Bosetti, che la cerca invece ancora una volta come ha fatto fin dall'inizio. Molto cercata in ricezione Brisio, che qua va ad attaccare in pipe e trova il money out direttamente a fondo campo. Sì, money out perché il muro si è accorto un pochino tardi, è dovuto spostarsi all'ultimo momento. Adenisia verso palla difficile da difendere. Ok, però alle tue bambine lo dici quando alleni, queste cose le insegni, o quando allenavi, non lo so. Oh, attenzione! E giustamente, dopo tre errori, tira fuori l'ace nell'attiva di Guadalara. Tira fuori l'ace nel momento forse più importante del set, perché punta Betania, servizio potente, Brisio lo controlla, Volosh va proprio da Brisio che fa impennare il pallone sopra il muro, 5-4, bell'attacco di Samantha Brisio. Bell'attacco su una buona combinazione in super, palla molto spinta, veloce verso posto 4. Pronta per il servizio, pallone su Kimberly Hill, Volosh sceglie ancora Brisio, il pallone si impenna sul muro ma stavolta può difenderlo, detto questo c'è un'invasione. Peccato perché questa volta il muro di Scandicci aveva fatto un buon lavoro, salta su, vediamo chi tocca, è a scendere, subito che non aveva voglia di buttarsi. Forse ha visto, no, De Gennaro ha preferito lasciare andare il suo libero, attenzione a Bosetti difficile, che si fa stampare un murone. Ma questa era una palla, era difficile, qui o giochi a spingere sulle mani e lei ha provato a tutto braccio, gli ha fatto un muro tetto. Lei in genere vuol dire che la squadra sta girando tutta un po', non so cosa è conseguenza, se una è conseguenza dell'altro o se entrambe comunque diventa influiscono. Difficile, perché è tutto un insieme, quindi una macchina che si muove tutta insieme, quindi un pezzo importante che dà equilibrio dietro davanti. Intanto attenzione, Fabris spinge. Bosetti con la ricezione, Carlini da Betania, pallone avvelenato, De Gennaro lo doma, poi il con il grande attacco, Merlo e Carlini in qualche modo salvano, ma ancora un'opportunità Conegliano con Samantha Brisio, 19-18, adesso trema Scandicci che vede sgretolarsi il suo vantaggio. Adesso è più uno, meno uno Conegliano, qui c'è, Conegliano ha costruito un po' su queste palle pipe spostanti. Vantaggio Savino, il con la ricezione, Volosh per Brisio, gran muro di Scandicci, Volosh ancora da Brisio, Merlo con una difesa non super, poi Carlini non arriva, o meglio non arrivano le campagne, Carlini è costretto all'intervento in tuffo con il pallone che schizza via. Si è fermata Della Cruz, non so se era davanti, vediamo se perché aveva davanti, no, si ferma Della Cruz, qui c'è un'incomprensione, ha pensato che Carlini potesse più tre. Ancora col cannone su Betania. Tiene stavolta Bosetti per Betania, Fabris difende proprio sulla giocatrice che aveva cercato al servizio, poi Brisio dalla seconda linea. Adesso riesce tutto a Conegliano e quasi nulla a Scandicci, perché anche su questo attacco di Della Cruz c'è stata un'alzata. Nel momento di massima difficoltà in una delle partite più importanti, anzi sicuramente nella partita più importante della storia di Scandicci fino ad oggi. Hawk, De Gennaro, Volosh da Brisio, ci mette una mano Hawk, ma il pallone resta lì, 11-15. Hawk ha cercato ancora una volta il lungolinea e ancora una volta chi c'era lì ad aspettarla? De Gennaro che tiene la palla praticamente in difesa come se fosse quasi un appoggio sulla testa di Volosh. Si gioca per il match, Betania al servizio, Volosh da Brisio, si chiude qua,
gara 1, Eddie Conegliano e nettamente 3-0 la vittoria delle Pantere di Treviso qua al Mandela Forum. Può esultare la tifoseria giallo-blu qua inquadrata, può esultare Santarelli e il suo staff, ovviamente però non finisce niente qua. Beh, prima gara è un 3-0, è un segnale importante, è un segnale forte, ma ricordiamo, si gioca al meglio delle 5 gare. Si gioca al meglio delle 5 gare, però è un segnale importante perché è stato fatto fuori casa da Conegliano, una Conegliano che diciamo che sono stati giocati due set abbastanza equilibrati, dove Conegliano è sembrato un pochino più avanti rispetto a Scandicci, anche se molto fallosa. Sì, esatto, e il numero di falli ha permesso comunque a Scandicci di restare sempre ancorato alla partita, quindi sempre in gara. Nel terzo set c'è stato un momento che è proprio stato palpabile, no? Che Conegliano era un po' più avanti fin dall'inizio, ci sono stati una battuta potente, ma c'è Mochi De Gennaro dalla parte opposta, Volos per Brissio, eccolo qui. Subito un'ottima soluzione tattica di Asha Volos, che chiama in causa Brissio da seconda linea. Direi che Volos, dopo anche lei aver avuto un Marai in questo caso. Mochi De Gennaro, Volos che imposta per Brissio, ancora che va a sporcare sul muro e trova il lungo linea ed è il punto per Conegliano. Dicevi poco fa che per Scandicci, partita che dovrebbe cercare. Ottima linea di muro per Scandicci. Attacca Fabris. Viene murata. Questa non era molto buona e molto pulita, però la lascia andare l'arbitro. Si gioca ancora con Volos che sceglie Brissio dal centro ed è una bordata che mette fine allo scambio. Brava Brissio, ma il tocco di all'inizio è stato un po' generoso l'arbitro. Sì, questo, sì, era un po' sporchino, era. Si la Cruz, Carlini che spinge per Adenisa, non passa. Quarta murata consecutiva di Conegliano. Si alzano i cartelli murata murata, come puoi vedere. E Parisi chiama il cambio anche al palleggio dentro di Giulio per Carlini. Anche Conegliano, di Giulio alla servizio, De Gennaro. Volos che spinge su Brissio, che torna a farsi vedere e lo fa bene, andando a prendersi questo diagonale, trovando l'angolino in fondo qui al campo. Adesso buona. Siamo in una situazione invertita rispetto al primo, set. Conegliano sta giocando sempre con palle in mano. Fermato ancora Brissio alla parte opposta, vediamo. Ed è una bella bomba che tocca De La Cruz. 1-0, Messico 1, Porto Rico 0. Ha pensato forse troppo veloce, rapido di Giulio dalla parte opposta, De Gennaro per Volos per Folli, talmente veloce che non l'avevamo nemmeno commentata. Ecco l'attacco di Brissio che cerca il pallonetto e lo trova questa volta. Ottimo pallonetto giocato verso il centro del campo di Brissio. E si arrabbia Parisi, che saltella per non fare altro. Si arrabbia perché Brissio aveva dato indicazione del pallonetto. Brissio per Volos, ancora Brissio, il diagonale è buono. Gran colpo di Brissio qui lungo tra zona 5 e zona 6. Eccolo. Difficile qui per la difesa. 1 della Cruz. E Denise dalla parte opposta viene a prendersi la palla, ancora Brissio. E riesce a metterla a terra. Buona palla questa. Di nuovo giocata di Volos, spalle a 4 e apre il gioco. La palla era spostata verso la zona 2 della rete. Il centrale di Scandicci è rimasto da quella parte della rete. E qui qualcosa da Hack, ma senza, proprio tra un sorriso e l'altro. Hill intanto invece non sorride. Secondo tentativo di Hill. E ancora Scandicci che salva. Attenzione, si fanno male, no? Fortunatamente no, sono cadute sia Hack che Bosetti. Alla parte opposta ci pensa Brissio e il Palaverde si infiamma. I 4.631 del Palaverde si scaldano con questo colpo. Grande gestione di Volos in questo caso. Anzi di vantaggio Conegliano. De Gennaro spinge Volos per Brissio che è andata altissima. Scandicci deve cercare qualcosa di più dai 9 metri, deve forzare un po' il servizio perché con la ricezione in mano Volos sta mettendo sempre
guardando quanto alta era. Attacca Conegliano con Brisio, mani e fuori su Arrighetti che dà il punto a Conegliano. Arriva un po' in ritardo, ma non è facile con questo gioco molto rapido di Conegliano. Melandri in bagger, da questa parte ancora in bagger, si attacca Bosetti che vola altissimo ma si rigioca perché Conegliano ricostruisce, Hill tiene, brava De Gennaro, palla dalla parte opposta ancora di Giulio che gira bene per Hack, si scambio lunghissimo anche in questo caso, l'attacco dal centro di Brizio e si movimenta il palaverde, mamma mia che esplosione anche in questo caso, Brizio. Gran copertura di Mochi De Gennaro e poi soluzione vincente in contrattacco. Questo muro di Kimberly Hill, un'altra bordata di Brisio che mette in difficoltà Merlo, prova ad attaccare, lo può fare solo con un pallone che stava complicando la vita a Conegliano, poi in qualche maniera si rigioca, ancora Hack e ancora Brisio che tiene, Volos per Samantha Fabris, mette giù e questo è un punto voluto, cercato anche con un po' di forza da recuperare per Scandicci, ma c'è Samantha Brisio al servizio e lei non è propriamente d'accordo. Vediamo. Gran ace di Brisio. Mamma mia. Non mi sono espresso fino all'ultimo, perché volevo essere sicuro. Vediamo. No, sì. La palla è nettamente sì. Palla che va. C'è però Monica Di Gennaro, Volos per Fabris, rigioca ancora, palla che non viene più rigiocata e allora chiude 25-19 ancora la formazione di Santarelli che regala la vittoria appunto al proprio tecnico colpito dal lutto e allora un 3-1 finale, Nicola, che direi per Conegliano più che bene. Vittoria pesantissima di Conegliano che a questo punto ipoteca la serie, avanti 2-0. E Scandicci ha giocato un buonissimo primo set dove è stata in grado di staccare la palla spesso a Volos e a rallentare il gioco di Conegliano. Poi invece dal secondo set in poi Conegliano è sempre stato in controllo dell'incontro e non ha avuto difficoltà a cogliere questa vittoria. Hai usato e abbiamo usato più volte, andata in confusione parecchie volte la formazione di Scandicci. È stato abile Conegliano a cambiare la tattica di servizio, l'ha forzata a lungo tirando forte a lungo e poi in quella fase centrale del terzo set ha iniziato a battere tattico e lì Scandicci non ha avuto la lucidità di leggere la situazione e di attaccare Conegliano di conseguenza. Eccoci qua, ci siamo dall'inconsueto contesto. Basta un niente su queste palle spinte velocissime perché parti prima che l'alzata esca dalle mani del palleggiatore. Intanto Brisio, Brisio di Samantha Brisio. Brisio era partita con un errore, invece già due battute nel suo secondo turno di servizio, due battute importanti perché la prima è stata a mettere in difficoltà Bosetti e adesso ace. Grande ace di Samantha Brisio che adesso succederà. Ricezione di De Gennaro, Volos da Brisio, Bosetti che riesce a difendere il pallone poi attaccato da Hook. Allora risposta di Conegliano con Brisio che trova il money out, esulta Santarelli contento dell'impatto sul match di Brisio. Sì, assolutamente, perché Brisio per Conegliano è diventata fondamentale, no? Dopo le battute 15-17 il risultato. Hook ricevuto il suo servizio, Bosetti cerca un guizzo per salvare un pallone che si era imbizzarrito nella metà campo di Scandicci, non ci riesce, allora 15-18 più 3 per Conegliano e Scandicci passa al doppio cambio. Brisio adesso perpendicolare al campo, esatto. No, quando attacca Fabris è sempre perpendicolare al campo. Intanto questo invece sarà un pallone molto veloce, quello servito da Brisio sul 3-3 di questo secondo set. E c'è l'ace per Samantha Brisio, il sì. Secondo nella sua. Kimberly Hill va su Merlo, non un granché la ricezione, Carlini per Hook, tiene Hill sulla difesa, poi attacca Brisio, Merlo adesso con un mezzo prodigio, no. Carlini a Denisia, pallone messo nel campo di Conegliano, De Gennaro va da
Brisio che mette a terra il pallone. Insomma, mi ero fermato un attimo perché Carlini aveva in parte salvato il pallone, poi non ce l'ha fatta Scandicci a tirare su il pallone che era stato deviato dal muro. Sì, io però mi ero fermato. Ha bisogno anche della carica da Denisia. Intanto Kimberly con la ricezione. Volos da Brisio, salvataggio di Scandicci. Salvataggio che non si completa. No. Un po' di una specie di flipper che io non ho visto da qui. Rivediamo qua nel replay che sicuramente ci aiuta. 1-2, ecco la doppia per Betania. L'indicazione a Santarelli che insomma sì, è lì, va in quella zona, in zona 1. Attenzione a Hawk che attacca. Brisio ottiene in difesa, pallone alzato da Volos proprio per Brisio. Si muove tardi, si muove in ritardo. Posto 1 Carlini, però usata anche per il servizio insidioso. Bosetti, Carlini per Hawk, pallone sporcato dal muro. Fabris l'ha difeso, va anche a attaccarlo. Hawk tiene in difesa, Carlini sceglie Betania davanti a Mura 2 che infatti sporca il pallone. Fabris, Volos, Brisio, che punto! Beh, ha due bande veramente che stanno giocando in modo fantastico, sia Kimberly che Brisio vengono chiamate con queste super o queste palla 5, questa non destra a sinistra. Io quello che non avevo visto era proprio il tempo di salto, perché non puoi aspettare di vederla perché è troppo veloce quello. Come veloce Brisio con questo attacco dalla seconda linea. Beh, quello l'abbiamo già sottolineato, fai una scelta, ne devi abbandonare un'altra, quindi adesso Adenizia si è spostata verso posto 4, invece chiamato Bianchini. Bianchini al servizio, De Gennaro, perfetta ricezione, Volos da Kimberly, salva tutto a Denisia. Brava Denisia. Carlini per Betania, pallone ancora una volta deviato dal muro, poi De Gennaro e però il punto di Brisio. Si arrabbia Parisi, guarda male Betania, perché comunque sei in una situazione che stai giocando con la squadra in questo momento forse più in forma del campionato, se non una la più forte, se non una la più forte, una delle più forti. Papa al posto di Betania della Cruz per rinforzare il giro dietro. In realtà Papa sbaglia il primo pallone che tocca e regala. Tanta strada Scandicci, vediamo Di Giulio il muro adesso, chissà succederà. Volos, Fabris tiene Scandicci, stavolta Bianchini ancora ad attaccare. Brisio con una buona difesa, Kimberly Hill attacca sulle mani del muro. Di Giulio c'è pronta, il pallone diventa buono per Merlo. Hawk trova sempre Brisio su quella diagonale che è lì appostata pronta, esatto, per difenderla. Danesi trasforma in punto per il ancora 12 uno scambio. Guarda qua, Volos sembra quasi in ritardo mentre corre verso rete, poi salisce lei. Servizio che tocca il nastro, poi l'alzata di Volos per Brisio, tiene Scandicci, De Gennaro va da Fabris che dovrebbe aver trovato il la tocco. Deviazione del muro. È l'arbitro Marco che chiama. Braico però non si fida a dare subito la segnalazione di punto a Conegliano, vuole vedere il video check. Comunque l'arbitro sia a chiedere, sì, insomma in questo caso di primo acchito mi sembrerebbe così. C'è il tocco, sì. C'è il tocco, mi sembra c'è di il sì. Tocco, vediamo. Sì. E allora c'è il tocco, 25-16 è il risultato del terzo set, Conegliano vince 3-0. Come era successo anche in gara 1, era arrivata al Mandela Forum quella vittoria, arriva a Montecatini Terme, questa non cambia niente però, perché grazie anche alla vittoria in gara 2 alla Palaverde per 3-1 Conegliano, come è successo nella stagione 2015-2016, se ne torna in finale e attende appunto la vincente del match di domani per capire se sarà Novara la rivale infinita di questa stagione a mettersi di fronte a Conegliano anche in finale playoff scudetto, oppure se appunto Busto riuscirà a riaprire la sfida e a andare a poi competere contro Conegliano. Lo scopriremo qua su LWF TV e ovviamente anche con il collegamento della Rai. A proposito, oggi tramite Rai Sport HD questa partita è stata vista in 80 paesi del mondo. È stato un grande spettacolo, un po' di amarezza rimane, ma Conegliano era più forte di Scandicci. Assolutamente, in questa serie ha dimostrato che si è trovato.